salotto, prezzo due. Ripeto. Comunque, vi vorrei far vedere una cosa. E ve la vado a prendere. Bello. Ma quando lo sapete che succede? Scusa, ma immagina Cannavacciuolo che fa serata. Allora, vogliamo fare con le mani? Ma tu... Vogliamo ballare? Vogliamo fare un po' così. Assaggiamo. Allora, prendi il pomodoro. Sì, lo fai uguale, non sei del sud. Allora, pigli il pomodoro, fai tutto taglio... Veloce! Hai cagato? Sono posa, man. Mamma mia, oh! Come mai posa, man? Tu chiamami. Posa, man! Man. Però il problema è che sa fare solo quello lui. Quante pose hai? Posamen. Ci sei. Oh, bello. Ma non è che sotto questi occhiali c'è qualcuno che conosciamo? Sono Lillo. Ah, oh, vabbè, Lillo però. Bellino. Cioè. Elio, scusa, è la tua carriera, mo che fai il quadro? E allora? Saranno cazzi miei. Il signor Svorotto, vuole essere chiamato così, è accusato di aver rubato nella casa dei proprietari dove lui stesso, il signor Svorotto, lavora. Allora, io non posso aver rubato in quella casa perché io sono un serial killer. Ah, e praticamente stavo uccidendo mia zia. Non risulta, risulta che lei quella sera... Come facevo io quella sera a trovarmi a rubare in casa di questi signori quando stavo sventrando mia zia? Rotto, abbia pazienza, io sto facendo lo capito. Show. Ma a me mi stanno accusando di furto. Comunque, aspettate, suspense. Sono Lillo. Era Lillo, poi. Mi ha mandato anche un biglietto scritto da lui in persona dove mi dice: tu sì che sei un mio addetto. Ecco qua, tu sì che sei un mio addetto. You, yes, that is my other. Oh, vabbè. No, ragazzi, no! Senti questa. Ammetto che sono corso dietro, Frank, con l'intento di eliminarlo. Salve! Sono Lillo. Ah, raga, avete rotto il cazzo però. Ragazzi, ma voi forse non ridete perché non capite un cazzo.